presentarvi il nuovo iOS 7. Dunque, eccolo qui. Beh, come potrete vedere, anche penso che avete sentito, è uscito questo nuovo sistema operativo al Congresso Mondiale dei Programmatori, che innanzitutto ha una nuova interfaccia molto più semplice, più lineare e più fluida, diciamo. Questo è quello che riguarda l'interfaccia, che se non sbaglio potrà anche essere personalizzabile. Poi un'altra grande novità è allora, vabbè, il potenziamento del multitasking, aggiornamento di Siri, opzioni per disattivare il centro notifiche, e poi avevo visto una cosa interessante, ecco sì, un nuovo iRadio, qualcosa del genere, che è praticamente un nuovo streaming musicale per l'iPhone. Poi un'altra cosa, vabbè, ecco qui. Qui potete vedere la nuova interfaccia, come sarà, ed è veramente, veramente, veramente spettacolare, oserei dire. Comunque non è tutto, perché ho una sorpresa per voi, cari YouTubers. Eccolo qua. Guardate un po'. iOS 7 beta, questa è la beta, ovviamente craccata. Sì, perché la beta ad oggi, 11 giugno, sarebbe disponibile solamente per i programmatori Apple. Ovviamente io sono riuscito a ottenerla entrando nel sito, e vabbè, e qui c'è. Allora, innanzitutto, vabbè, qui vedrete la beta iOS 7 per l'iPhone 5. Ovviamente, ecco una cosa importante, modello A1429, ossia l'iPhone 5 europeo. Invece il modello dell'iPhone 5 A1428 sarebbe l'iPhone 5 americano, ossia solo quello con gli operatori mobili TNT, quello che poi va sbloccato. Qui ovviamente avrete i link, qui vabbè ancora questa nuova beta iOS 7 per iPhone 4, per iPhone 4S e iPhone 4. E tutto qui, guardate un po', provatela, ovviamente guardate, io l'ho già provata sul mio iPhone 5 e devo dire che è una cosa veramente spettacolare. Ovviamente come ogni beta è piena di bug, quindi è normale, non vi lamentate, state tranquilli. Comunque veramente ve la consiglio perché è una cosa innovativa da provare. Va bene, e questo è tutto e un saluto da Blackout. Ciao ciao YouTube!